Ed eccoci di nuovo insieme, pronti per aprire il collegamento con Piero Vigorelli che si trova a Palermo. Dunque apriamo anche oggi questa grande pagina di cronaca impegnata. Come vi ho detto prima, oggi parleremo, ricorderemo insieme Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dalla mafia 3 anni fa, ma soprattutto insieme ai familiari di Libero Grassi cercheremo di capire che cosa è cambiato da allora. Ci sono stati molti cambiamenti, sono crollate delle barriere di omertà, dunque dei cambiamenti in positivo. Il mio buon pomeriggio a Piero Vigorelli. Eccomi qua, ciao Patrizia, un caro saluto a tutti voi e vi dico subito che fra qualche minuto ci collegheremo con il collega Pino Nano che si trova nel deposito della fabbrica di Libero Grassi, l'imprenditore palermitano ucciso da Cosa Nostra alla fine dell'agosto del 1991 e diventato da allora un simbolo della lotta alla mafia. È vero, da allora a oggi molte cose sono cambiate per fortuna a Palermo e in Sicilia, ma se si ha la memoria corta non si possono misurare questi cambiamenti. Tornare quindi sulla vicenda di Libero Grassi non è per fare un'ennesima commemorazione, ma per cercare di capire bene perché un uomo libero di nome e di fatto un uomo odiato dalla mafia, tanto quanto da molti suoi colleghi imprenditori siciliani che erano convinti allora che se tutti avessero pagato il pizzo avrebbero tutti pagato di meno, pensate un po', un uomo irriso da molti politicanti e da giudici rivelatisi poi collusi con la mafia, quest'uomo non fosse assolutamente un eroe per caso, ma resta un esempio che poi molti hanno seguito. Oggi pomeriggio noi ascolteremo la moglie e il figlio di Libero Grassi, ascolteremo soprattutto le parole semplici di quest'uomo, parole di buonsenso, ragionamenti non certo rivoluzionari di quest'uomo ucciso una mattina dell'estate del 1991 mentre usciva di casa per andare al lavoro con la sua semplicità francescana e con i sandali proprio francescani. Detto tra noi, quindi, ritorna a raccontarvi una storia di estorsione e di coraggio civile, un argomento, vi devo dire però, che con mio grande stupore viene considerato come deprimente in 2 brutti articoli apparsi sul quotidiano L'Unità, e lo facciamo perché ancora oggi il pizzo è spesso considerato una forma, una sorta di assicurazione. Sono ancora molti gli imprenditori e i piccoli commercianti che sono costretti a pagarlo e che non hanno la forza di denunciare il ricatto, tutto questo dal nord al centro al sud dell'Italia. Ed allora la storia di Libero Grassi, di quello che è successo soprattutto dopo il suo omicidio, ve la racconterò insieme al collega Pino Nano che è a Palermo con i familiari dell'imprenditore ucciso. Buon pomeriggio Pino. Buon pomeriggio a voi, siete collegati con il comune di Carini, siamo 22.000 abitanti, siamo alle porte di Palermo, tra Punta Raisi, l'aeroporto di Palermo, è una zona tristemente nota al nostro paese, capaci per la terribile strage che vide Falcone, protagonista sfortunato con gli uomini della sua scorta. A Carini oggi, per raccontarvi, quella che vedete alle mie spalle dovrebbe, potrebbe intravedersi, e sono i capannoni della nuova fabbrica, eccolo, vediamo ora inquadrato dietro questo muro di cinta che Paolo Cingolani ci sta facendo vedere, sorgerà la nuova fabbrica di Libero Grassi. Qualcuno probabilmente immaginerà, avranno sbagliato, no? Sorgerà dietro questo muro di cinta la nuova fabbrica di Libero Grassi, ciò che è rimasto dopo la morte di questo imprenditore coraggioso, certamente uomo simbolo della lotta contro la mafia in una città difficile, dalle 1000 contraddizioni, dai 1000 veleni, dai 1000 silenzi, probabilmente anche una città di grandissima tradizione e di grandissima cultura, ma purtroppo i dati sono anche questi. Bene, quello che sorgerà qui sarà la fabbrica che Libero Grassi aveva immaginato sin dall'inizio. Da giovane lui sognava di costruire una grandissima fabbrica che desse lavoro alla sua gente. Bene, dopo la sua morte questa fabbrica quasi certamente crescerà e quasi certamente diventerà punto di riferimento dell'imprenditoria siciliana. Questo significa che probabilmente, o forse è giusto dire certamente, la sua morte è servita a qualcosa. Ma vorrei farvi vedere subito, vi dico prima di tutto, siete collegati ora con quello che è il capannone provvisorio di quella che sarà la nuova fabbrica. Per il momento la dinastia dei Grassi si è accampata qui.
Qui ci sono quelle che Libero Grassi chiamava in gergo tecnico le mie pezze. Da qui noi oggi vogliamo raccontarvi la storia di quest'uomo che in questa città certamente continuerà a rappresentare nel futuro la storia simbolo della lotta vera contro la mafia. Un uomo che con grande coraggio, direi sprezzante del pericolo, incurante del pericolo, un giorno decise di fare una battaglia, di intraprendere una battaglia personale durissima contro il mondo organizzato del racket. E qui intraprendere in quel momento una battaglia dura contro il mondo organizzato del racket significava, nessuno meglio di lui lo sapeva bene, significava rischiare in prima persona, significava anche pagare un prezzo altissimo come quello che lui ha pagato. Vorrei farvi vedere le immagini terribili di quel giorno. Era il 29 agosto del 1991, alle 7:30 del mattino, Libero Grassi viene ucciso proprio qui, in questa contrada. Erano le 7:30 del mattino, come tutte le mattine Libero Grassi stava uscendo da casa per raggiungere la sua fabbrica di pigiami e biancheria intima. Nessuno naturalmente vide niente, o almeno nessuno naturalmente disse e raccontò ai magistrati quello che probabilmente aveva visto. La perizia confermò poi che Libero Grassi era stato ucciso da un killer che lo aveva più volte colpito, i colpi fatali lo avevano colpito al cervello, una vera e propria esecuzione di mafia, un segno per tutti, ma soprattutto per i commercianti che in questa città pensavano, speravano, come Libero Grassi aveva tentato di fare o aveva sperato che si potesse fare, che era ancora possibile ribellarsi al mondo organizzato del racket. Pina Grassi è la moglie di Libero Grassi, vorrei che lei ci ricordasse quel giorno, quella mattina. Quella mattina io con grande incoscienza non realizzai subito che quei colpi di pistola che avevo sentito... Lei era a casa? Mia. Sì, era a casa, alle 7:30 di mattina, avevo salutato Libero. E mi piace qui ripetere quell'episodio che ho detto più volte. E noi abbiamo una grande terrazza e normalmente la mattina usciamo in terrazza così per prendere una boccata d'aria prima di iniziare la giornata lavorativa. E c'era una pianta che io avevo potato molto a fondo, per cui Libero mi aveva rimproverato di questa potatura così radicale, che aveva fatto il primo fiorellino, che gli ho detto, hai visto? La vinchia, cioè sarebbe la previnca, è fiorita. E queste sono le ultime parole, poi l'ho accompagnato in ascensore, lui è sceso, è passato, non è stato subito, è stato un po' qualche minuto. Il tempo che lui raggiungesse la sua macchina, che so che non posteggiava mai sotto casa e comunque posteggiava la sua macchina in vari posti proprio per evitare, probabilmente per tentare un depistaggio. Infatti il tempo che lui girasse l'angolo, per questo io non realizzai subito che quei colpi potevano essere stati diretti a lui, perché mi sembrava che fosse trascorso troppo tempo. E poi... Lei sentì quegli spari? Io ho sentito quegli spari e subito prima degli spari c'era stata una telefonata a cui nessuno aveva risposto. Poi subito dopo mi ha telefonato qualcuno che mi ha detto se la polizia poteva salire. E io pensavo che volessero vedere dal nostro terrazzo che cosa fosse successo. Quando è salito questo signore mi ha detto, dice, ma lei non abita, dice, lei qui abita sola. E io ho detto, dico, cosa sta cercando di dirmi? E allora in quel momento ho realizzato che... Lei capì che suo marito che da quel ucciso. Momento avrei abitato da sola in quella casa. Lei ha condiviso sin dall'inizio la battaglia che Libero andava facendo o trovò il modo e il momento per dirgli lascia perdere, forse non vale la pena? No, devo dire che per noi non era una battaglia su cui ragionare, o per noi era una cosa normale, noi siamo gente che non ha mai condiviso il rapporto con le prevaricazioni di qualunque natura. E quindi per noi, devo dire anche per i figli, quando Libero ci disse io lo denuncio, il fatto che era successo, e noi abbiamo detto sì, certo. Trovò solidarietà, insomma. Sì, sì, ma devo dire, noi non abbiamo fatto un fatto né di eroismo, né di battaglia, né di... Per noi era una cosa normale che un cittadino che viene sottoposto a un sopruso lo denunci. Perché se no come si vive in una società civile se non si hanno questi normali canoni di convivenza con il lavoro, con la gente, con la società in cui si vive. Com'era Libero come uomo, come compagno di vita?
una persona molto difficile, non è che, certo, adesso vengono fuori come sempre le persone che poi hanno il 90% dei pregi e il 10% dei difetti, vengono fuori i pregi, il 10% dei difetti li conosce soltanto la moglie, perché era una persona che aveva un suo carattere molto, molto forte, e quindi ogni tanto gli dicevo che avevo il complesso del Padre Eterno, però era soltanto nei rapporti familiari, perché questo non si è mai, devo dire, almeno credo, non si è mai palesato nei rapporti, per esempio, con le maestranze, nel mondo del lavoro, per cui proprio veniva fuori invece la sua parte di uomo civile, proprio nella società. Aveva, Libero Grassi, aveva un grande carisma. Vi riferisco io quello che ho raccolto parlando con un centinaio di persone questa mattina. In questo capannone oggi c'è pochissima gente, ma di proposito, motivi complessi e complessivi ci hanno consigliato di ricordare Libero Grassi, direi in gergo tecnico, tradetti al mestiere. Di proposito non abbiamo voluto che venissero, ecco, questo era Libero Grassi, questa è una sua immagine, una delle sue ultime immagini. Di proposito, vi dicevo, noi abbiamo voluto che in questo capannone ci fosse solo la famiglia, ci fossero i suoi amici più cari, i suoi amici più vicini. E di proposito abbiamo evitato che venissero gli operai, soprattutto le operaie che con lui avevano incominciato a lavorare, ragazze, mamme, ma direi operai che questa mattina, parlando con noi e ricordando a noi la figura di quest'uomo, hanno pianto a lungo. Libero Grassi è rimasto per molti loro l'unico vero padre di queste donne, l'unico vero padre di questi giovani che con lui avevano incominciato a lavorare e che con lui avevano incominciato a sperare. Quella che poi molti probabilmente, a torto o a ragione, hanno definito la straordinaria primavera di Palermo, questa città cantata e raccontata in mille modi, dalle mille facce, bene, qui si viveva sul serio, si viveva realmente. Gli operai di Libero Grassi oggi volevano venire qui per raccontarci questo rapporto straordinario che avevano con questo padre padrone, con quest'uomo che, l'abbiamo sentito da Pina, sua moglie, poco fa, aveva un carattere difficile, ma aveva anche un carattere di grande generosità. Vorrei che Paolo Cingolani ci facesse vedere per un momento di nuovo Libero Grassi. Noi abbiamo una intervista, abbiamo una dichiarazione, ecco, direi una brevissima dichiarazione di Libero Grassi concessa alla televisione. Qui ringraziamo molto la sede regionale della RAI di Palermo per averci aiutato a reperire questo materiale, un'intervista concessa proprio qualche giorno prima di morire, in cui lui stesso dà agli altri, lo vedremo insieme, la dimensione di quello che lui era in realtà come uomo. Sentiamolo. Nella mia azione io ritengo di aver fatto semplicemente ancora il mestiere di mercante. Un uomo vivo sul mercato da 40 anni, non posso cedere le mie decisioni imprenditoriali alla criminalità. Scusa Pino, ti interrompo un attimo perché vorrei far ascoltare subito un'altra dichiarazione molto importante di Libero Grassi. Era l'11 aprile del 1991 e Libero Grassi era ospite a Samarcanda alla trasmissione del collega Michele Santoro. La settimana prima a Catania era successa infatti una cosa incredibile che vale la pena di ricordare anche qui per misurare un po' il ruolo che la magistratura siciliana spesso non ha avuto nella lotta contro la mafia. Il 4 aprile del 1991 il giudice istruttore di Catania Luigi Russo aveva infatti stabilito in sentenza che non era reato pagare la protezione ai boss della mafia. Era una sentenza dello Stato che legittimava il pagamento delle tangenti. Un vero scandalo, e Libero Grassi si era ribellato a questa sentenza che in fondo consigliava e suggeriva di pagare la mafia per poter stare tranquilli. Ascoltiamo cosa disse Libero Grassi a Samarcanda. No, mi dica una cosa, lei ce l'ha. Allora, no, io dico, no, scusi, no, ma, sì, una sola cosa, dico al dottor Luigi Russo, che lui dice se tutti si comportano come me, si distruggono le industrie. Se tutti si comportano come me, si distruggono gli istruttori, non l'industria. Allora, io lei perché non vuole pagare questa tangente? Lei è pazzo, non ho capito. Che, no, io non sono pazzo. E perché non vuole pagare? Perché io ho tutte le scelte. Tutti. Agela paga il 90% dei cittadini. Agela paga il 90% dei cittadini. Ebbene, io
Non mi piace pagare. Perché lo denunzio è una denuncia alla mia dignità di imprenditore. Io divido le mie scelte con il mafioso. Questo dunque, Libero Grassi a Samarcanda, con le parole semplici e convincenti che lui usava sempre, e mi sembrava giusto ricordarlo. Passiamo invece adesso al capitolo delle indagini sull'omicidio dell'imprenditore e torniamo a Palermo con Pino Nano. Dopo la sua morte, ad occuparsi delle indagini, vi dico subito, indagini difficili, indagini di una complessità enorme, indagini che si andavano a scontrare poi con quello che era il clima di quei giorni, una Palermo oppressa dalla violenza, una violenza che si portava dietro da tantissimi anni di storia locale, ma direi anche una Palermo violentata in maniera diretta. Qualcuno aveva ucciso l'uomo che aveva osato ribellarsi al mondo organizzato del crimine, un segnale preciso che la malavita organizzata, che la mafia aveva voluto lanciare a questa città, per cui era comprensibile che gli inquirenti non trovassero molto aiuto. Bene, il primo magistrato che si occupò delle indagini della morte di Libero Grassi fu Vittorio Teresi, intervistato subito dopo, qualche ora dopo il delitto di Libero, dal collega Gianfranco Danna. Vorrei farvi sentire la dichiarazione di questo magistrato coraggioso, sentiamolo. Ma è possibile che un uomo simbolo, come era diventato Libero Grassi dopo la sua coraggiosa denuncia contro il racket delle estorsioni, venisse lasciato solo, senza una scorta, a Palermo, nella città delle scorte? Proprio a questo alludevo quando parlavo della precisione degli obiettivi. Certo, c'è una prevedibilità, probabilmente, di certi eventi, però forse ci illudiamo di vivere in una città migliore di quella in cui effettivamente viviamo. Forse è questo il nostro errore. Non lo so, se ci sono stati errori di valutazione lo vedremo. Probabilmente neanche lui ha mai chiesto o ha mai pensato che fosse necessario una scorta. Sì, non ci sono dubbi, probabilmente neanche lui avrà mai chiesto una scorta, ma probabilmente, come sempre accade in vicende, in tragedie come queste, nessuno di coloro i quali sono poi impegnati in prima persona nella lotta contro la mafia immagina che è arrivato il mio turno, arriva sempre il turno degli altri, poi quando arriva il proprio turno forse è troppo tardi per pensare o per tentare processi alle istituzioni e processi allo Stato. C'è un dato molto particolare che vorrei ricordare a chi ci segue. Qualche mese prima della sua morte, pensate, Libero Grassi aveva collaborato, e aveva collaborato in maniera diretta, personale, in prima persona, alla stesura di un libro bianco, coraggioso documento anche questo, pubblicato dalla Confesercenti. Aveva questo libro bianco, aveva un titolo abbastanza significativo, Estorti e riciclati. Ebbene, in questo libro bianco, se Paolo Cingolani ci fa rivedere le immagini del luogo del delitto, noi vi raccontiamo i dati particolari di questo libro bianco. Bene, in questo libro bianco c'era il quadro completo del fenomeno estorsioni, un dato esplosivo, pensate, 30.000 miliardi ogni anno di tangenti. Bene, una tassa extra che imprenditori e commercianti pagavano alla mafia per ottenere quel servizio di sicurezza che dovrebbe essere garantito invece dallo Stato. Ma non era un fenomeno isolato o isolano, lo diceva Libero Grassi più volte. Era un fenomeno che si estendeva a macchia d'olio dalle regioni del sud a quelle del nord, sempre immuni, almeno apparentemente, dal contagio. Persino in Val d'Aosta, questo era un dato allora che fece meravigliare molto gli italiani, persino in Val d'Aosta le estorsioni in quell'anno in cui Libero venne ucciso erano aumentate nell'ultimo anno del 185%. Bene, tutte storie queste raccontate ad una fredda ma fedele segreteria telefonica che era stata attivata a Palermo sotto un nome strano, SOS Commercio. Con noi c'è Costantino Garraffa, che è uno degli animatori di questa coraggiosissima iniziativa. Come è nata? È nata pensando a che il fenomeno delle estorsioni era in forte recupero in città, tenuto conto del fatto che la mafia controllava gran parte del territorio e in parte ancora, ahimè, controlla, nel senso che tentava a tutti gli effetti di impadronirsi delle piccole e medie imprese, partendo appunto dalle estorsioni. Poi più avanti, così come in questi anni, anche dopo la morte di Libero, ci siamo resi conto che l'obiettivo finale è quello di gestire direttamente le imprese, utilizzando però la criminalità anche per riciclare il denaro, per fare in modo che
tenuto conto delle sofferenze che gli imprenditori hanno nei confronti delle banche, la mafia potesse assolvere da un ruolo di finanziatrice degli affari sia legali che illegali. E Raffa, qual è la dimensione oggi reale di questo fenomeno, se è possibile dare un'idea di questo? Nessuno ha dei dati certi, la verità è che dopo l'uccisione di Libero Grassi ha ragione dottor Teresi a dire che di fatto si faceva un investimento, sì. Quel delitto ha parlato ai commercianti palermitani, agli imprenditori palermitani, ha parlato comunque a tanti altri imprenditori che dopo quel delitto invece hanno avuto il coraggio di parlare, di venire fuori allo scoperto, e si è scoperto un fenomeno che è di natura anche nazionale. C'è bisogno certamente di tener conto che questo è un fenomeno che va controllato anche con la quartierizzazione delle indagini, anche le indagini patrimoniali, senza pensare che si abbia a che fare con cani sciolti. Oggi nessuno può decidere di andare a storcere un'attività. Dalle ultime dichiarazioni dei pentiti, anche dall'ultima dichiarazione che ha portato all'operazione Golden Market, viene fuori che è un passaggio obbligato per il killer, per il delinquente incallito, riuscire a portare in porto una estorsione. È una di quelle cose che deve far pensare. Questa è una città particolare e credo che deve adesso nascere, deve ancora nascere la vera riscossa degli imprenditori. Noi con SOS Commercio e poi con SOS Impresa abbiamo voluto dare questo strumento a garanzia degli imprenditori. Devo chiederle una cosa che può sembrarle cattiva, ma vorrei che fosse più una provocazione in senso costruttivo. Capo d'Orlando ci ha dimostrato che una piccola comunità rispetto alla grande Palermo riesce ad organizzare i propri commercianti contro il mondo organizzato del crimine. In Calabria Cittanova riesce a ribellarsi, alza la testa contro le cosche mafiose, contro la tracotanza dell'Andrangheta, ma poi ancora Alcamo, Gela in Sicilia. Bene, a Palermo non è nato un vero e proprio comitato contro il racket. Perché? Palermo è capitale di Cosa Nostra. Palermo è la città dove i più grandi latitanti hanno continuato a camminare per le strade. Palermo è la città dove l'inquinamento ha investito anche le forze istituzionali. E queste cose gli imprenditori le sapevano perfettamente, le sanno perfettamente. Questi sono i nostri amici, chiamiamoli così perché siamo in casa, sono i nostri amici di Capo d'Orlando, questo Etano Grasso, che con la sua battaglia poi sulla scia di quello che è stato l'impegno e l'eroismo di Libero Grasso ha costruito quello che ha costruito. Da quel giorno è nato il rapporto anche con SOS Impresa Palermo, abbiamo costruito anche un movimento a livello nazionale. Quindi per rispondere a quella domanda, io sono dell'avviso che occorrono dei segnali, e segnali occorrono da parte delle istituzioni, delle amministrazioni, bisogna dare delle risposte dal punto di vista del lavoro, bisogna fare in modo che si vadano a scoprire quei legami che hanno tenuto insieme la criminalità e la politica, e che finalmente a Palermo, una città come Palermo, esploda Mafiopoli, così come al nord esploda Tangentopoli, forse ancora questo qui da noi deve avvenire. Però è certo che c'è un gran lavoro da parte della Procura della Repubblica che merita la solidarietà da parte di tutti i cittadini. L'attenzione. C'è un altro dato che vorrei raccontarvi, vorrei darvi, che è indicativo della difficoltà in cui ci si muove in questa città. 59 imprenditori sono stati uccisi dalla mafia nel giro di 13 anni. Questo significa state attenti, nel senso che la mafia poi ha seminato morte e violenza proprio per insegnare probabilmente a chi non conosceva il silenzio, la dote del silenzio. Signora Pina, mi racconta questa telefonata che un giorno Libero riceve e con cui qualcuno spera di imporgli la propria legge di violenza. Ma io non lo so, perché la telefonata è arrivata in fabbrica, io non c'ero, forse questo potrà essere più preciso mio figlio. E comunque quello che il Libero disse è che aveva telefonato questo geometra, come si chiama? Anzalone, chiedendo appunto questa tangente di 50 milioni. E poi dopo ci sono stati parecchi episodi, i falsi ispettori dell'Istituto di Igiene, insomma tante presenze così inquietanti che poi si sono concretizzate in quei soggetti che sono stati fatti, sono stati praticamente indicati dai magistrati come proprio come gli esecutori
gli organizzatori e gli esecutori del delitto. Che cosa le ha insegnato la morte di Libero? Che cosa le ha insegnato? Mi ha insegnato a non far dimenticare alla gente le cose che succedono. Se io ho accettato il mio mandato parlamentare, che adesso tra l'altro sta per scadere, sì, è stato soprattutto perché ho voluto fare un'opera di costante ricordo, perché secondo me queste cose non vanno dimenticate. Per ora non si parla più dei delitti di mafia e delle tangenti di mafia. Ma noi siamo venuti qui a casa sua perché siamo convinti che di tanto in tanto bisogna anche ricordare ciò che qualcuno probabilmente spererebbe di dimenticare o di poter dimenticare. Con noi, ve lo dicevo prima, tra quelle che lui chiamava le mie pezze, insomma, erano le cose che avevano fatto la vita di Libero Grassi, c'è Davide Grassi, che era suo figlio e che ha di suo padre un ricordo molto particolare. Voi discutevate molto? Sì, noi lavoravamo assieme oramai da 15 anni e poi sicuramente sin da quando ero molto giovane discutevamo molto di politica e soprattutto di sondaggi, facevate i vostri sondaggi. Sì, facevamo anche i nostri sondaggi elettorali, ma più importante è ci ponevamo costantemente il problema di come ci si deve porre da individui rispetto alla società. Questo qui era poi la cosa più importante di cui si parlava. Tu vivevi con lui, lavoravi con lui in fabbrica, hai vissuto in prima persona, direi, la tensione, se vuoi la preoccupazione di questa prima, di questa telefonata che poi diede a tuo padre, convinse tuo padre a ribellarsi. Sì, questo qua l'ho vissuto in prima persona, come in prima persona vivevo...